Ciao a tutte, sono Mario Castagna, sono scrittore, autore, sceneggiatore, regista, faccio diverse cose. Molti di voi che immagino mi conoscono per alcuni dei miei romanzi, per alcuni dei miei film, gli altri che non mi conoscono, forse sono anche più fortunati, così è meglio non conoscerli. A parte gli scherzi, so che state arrivando, adesso siete lì davanti allo schermo e oggi parleremo qui alla Scuola Holden di ossessioni. E ognuno di noi, delle persone state scelte per raccontare le proprie ossessioni, ha appunto in qualche modo deciso di raccontare la propria ossessione. È un termine che a me tra l'altro piace moltissimo perché è un termine che ci fa pensare a qualcosa che non può, che non ci lascia mai tranquilli. Se noi andiamo anche all'etimologia, no? Che è sempre un modo molto bello per raccontare le cose, cioè attraverso il cuore profondo delle parole, ossessione viene da obsedere, che significa assediare, cioè noi siamo assediati in qualche modo da un elemento, da una paura, da qualcosa che ci piace addirittura. Siamo assediati, nel senso non riusciamo proprio ad uscirne e se ne usciamo dobbiamo combattere perché si minca fondamentalmente. Oggi parlerò della mia ossessione per le case infestate. Certo, non è un argomento all'apparenza piacevole essere ossessionati dalle case infestate, però devo ammettere che da sempre ho questa fissazione, no, di conoscere meglio ciò che si nasconde dietro queste abitazioni. Questi edifici che all'apparenza trasudano oscurità, male, cupezza. Fin da piccolo ho avuto questa specie di fascinazione che è anche una repulsione. Mi piacerebbe insieme a voi capire quali sono i meccanismi che ci portano a tremare di fronte ad un edificio del genere e anche quali sono i meccanismi che però ci permettono di esserne affascinati. Se devo pensare alle mie prime esperienze riguardo a questa ossessione, mi viene in mente sicuramente un romanzo che è stato estremamente formativo per la mia vita, è stato il primo romanzo che ho letto, quello che in qualche modo ha creato una sorta di imprinting nella mia vita, ed è It di Stephen King. Per molti so che è stato il romanzo fondante. Io l'ho letto la prima volta a 12 anni, venivo da una, come posso dire, un'infanzia piuttosto lontana dai libri della letteratura. Amavo il calcio, amavo starmene con i miei fratelli, con i miei amici, le mie amiche. E quando ho trovato questo libro qualcosa è schiattato in me, qualcosa è cambiato. E in particolar modo ricordo perfettamente il momento in cui il club dei perdenti, questo gruppo di ragazzi, che sono i protagonisti del film, si imbattono nella casa di Neighbor Street. Una casa fatiscente, una casa abbandonata, una casa che Richie, uno dei ragazzi appunto dei perdenti, definisce una casa inquietante. E lo è, in effetti lo è, perché questo è l'edificio, è il centro, è la tana di Pennywise, di It, di questa grande creatura del male. È chiamata anche la Casa del Pozzo e a spiegarci perché arriva il film molto tempo dopo, nel 2017, più che il romanzo. Perché la differenza tra il romanzo e il film è proprio probabilmente in questo punto nevralgico della storia, e cioè nella Casa del Pozzo. Nel film si racconta che è stata costruita su un antico pozzo dove fondamentalmente finirono i primi coloni di Derry, la città dove It poi si manifesta. Ed è proprio in quella casa infestata, in quella casa maledetta, in quella casa tana per questo grande essere del male, che avverrà anche la prima grande battaglia tra i ragazzi e l'entità demoniaca, l'entità cosmogonicamente demoniaca. Ecco, la casa in Neighbor Street per me è la casa infestata per eccellenza, è quella che contiene dentro di sé trasuda narrativa, trasuda dramma, trasuda horror. Ed è da quel momento in poi è come se io avessi ricercato continuamente quella casa ovunque io fossi andato. Prima di andare avanti, voglio anche dirvi tecnicamente che avete la possibilità di fare delle domande, di fare degli interventi. Io ho qui il mio computer e vedrò quello che voi direte. Lo potete fare alla fine di tutto quello che dirò, lo potete fare durante. Sappiate che però c'è un breve lasso di tempo, no? Di una breve differita,
che mi permetterà di vedere le domande dopo un po', ma comunque io le guarderò e sarò pronto a rispondere, sarò pronto a farmi guidare anche dalle vostre suggestioni. Allora torniamo alle case infestate. Perché le case infestate ci inquietano? Perché queste, o meglio, perché certi tipi di case noi le reputiamo infestate e perché ci inquietano? Io, un'altra mia grande ossessione è quella di capire quali sono i meccanismi cerebrali che sono dietro le nostre scelte, quali sono le strade psicologiche che ci portano per esempio, ad avere paura, ad avere piacere e così via. Ma rimaniamo nell'ambito della paura. C'è una teoria che io trovo molto affascinante, che di solito è legata agli esseri umani, quindi non siamo ancora ai luoghi, ai posti, ma cominciamo da lì. È la teoria dell'ambiguità della minaccia. È una teoria che è elaborata non da uno psicologo, ma da un filosofo che si chiama David Livingstone Smith. Questo filosofo crede che, o meglio, teorizza che noi abbiamo dentro il nostro cervello dei rivelatori dell'inquietudine. Cosa sono questi rivelatori dell'inquietudine? Sono è un meccanismo che si attiva quando ci troviamo di fronte ad esseri umani che si comportano in maniera bizzarra. Ora, pensate un attimo a voi, pensate un attimo a cos'è che vi spaventa riguardo alle persone, quali sono le persone che vi inquietano? Quasi sicuramente qua troveremo una conferma della teoria di Livingstone Smith, pensando al fatto che ci inquietano le persone che si comportano in maniera non normativa, in maniera diversa rispetto al solito. Una persona che grida in strada, una persona che corre per strada e non capiamo bene perché, una persona che ride in maniera bizzarra, in maniera troppo forte. Pensate al Batman, al Joker del film con Joaquin Phoenix, che ha questa malattia, no, della risata compulsiva. Quando lui ride dentro quell'autobus, le persone ne sono sconvolte. Quindi questo comportamento bizzarro, fuori dallo schema, fuori dall'ordinario, attiva i rivelatori dell'inquietudine, perché quella è una rottura dell'equilibrio e noi, col nostro cervello, siamo sempre a cercare di individuare ciò che è giusto, ciò che è ingiusto, ciò che è pericoloso, da ciò che invece non ci crea danno fondamentalmente. Io penso, quando penso all'inquietudine, alla teoria dell'ambiguità della minaccia, e perché si chiama in questo modo? Faccio un attimo un passo indietro, poi vi dico a cosa penso quando considero questo termine. L'ambiguità della minaccia riguarda il fatto che noi non siamo spaventati da ciò che è già di per sé pericoloso. Quello ovviamente non ci inquieta, ma ci fa allontanare, ci fa scappare da qualcosa. L'inquietudine è un sentimento diverso, è quella situazione in cui noi stiamo valutando, ma abbiamo dentro già la paura che comincia a scorrere e ci spaventa. È quello che fondamentalmente viene definito una situazione che ci atterrisce. Vedete ancora una volta come le parole sono molto chiare: atterrisce, ciò che ci butta a terra, ciò che ci schiaccia al suolo. E quando è che avviene? Quando una minaccia non è ancora comprensibile, quando i segnali che arrivano sono ambigui. Una persona, ripeto, che corre per strada, che urla, che fa qualcosa di strano rispetto a quello che fa di solito, non è immediatamente pericolosa, ma ci attiva dei campanelli d'allarme. In questo senso c'è un romanzo che io vi consiglio se non l'avete letto, perché io credo sia uno dei capolavori dell'horror contemporaneo, ed è Stavo pensando di finirla qui, di Ian Reid, uno scrittore canadese, il cui poi romanzo, tra l'altro, è stato anche fondamentalmente è stato tradotto al cinema da Charlie Kaufman, con un film che si può vedere su Netflix. In quella situazione, in questo romanzo, questo protagonista porta la propria ragazza attraverso un viaggio in un'America innevata, rurale, attraverso un viaggio in auto molto lungo, nel film occupa buona parte del film, porta la propria ragazza a conoscere i suoi parenti in una casetta normale all'apparenza di uno stato imprecisato dell'America del Nord. Una volta arrivata lì, questa ragazza però entra piano piano in una spirale di inquietudine dovuta al fatto proprio che i genitori del suo futuro fidanzato, futuro marito probabilmente, si comportano in maniera
alquanto bizzarra. Succedono delle cose minime, non c'è sangue, non c'è l'orrore puro, non ci sono creature demoniache. Ci sono dei segnali che sono apparentemente inquietanti, come per esempio la madre di questo ragazzo che a un certo punto ha un cerotto sulla fronte quando 5 secondi prima per esempio non l'aveva, o c'è un cane che è in casa che comincia a scrollare la testa in maniera prolungata, quasi surreale. Tutti questi elementi attivano i sensori dell'inquietudine. Ed è questo quindi un elemento che è decisivo nel modo in cui la paura entra in noi attraverso le storie o attraverso la realtà che ci circonda. Portiamo questo tipo di teoria ai luoghi che ci spaventano, ai luoghi che ci inquietano. Ecco, io credo che un luogo diventa inquietante quando ci invia informazioni ambigue, quando abbiamo poco chiaro se quell'edificio è davvero pericoloso per noi o meno. E questo ha a che fare con un altro meccanismo psicologico molto interessante, un meccanismo psicologico che si dice adattivo, cioè che noi esseri umani abbiamo sviluppato per adattarci all'ambiente che abbiamo intorno a noi. E si chiama il meccanismo del agent detection, e cioè il rivelamento degli agenti. Che cosa è fondamentalmente? Se noi camminiamo in un bosco, di notte semmai, e sentiamo il suono di qualcosa, un fruscio, un legno che scricchiola, qualcosa che un suono che non riusciamo a riconoscere immediatamente, il nostro cervello ci invia un segnale che ci dice che qualcuno o qualcosa sta attivamente facendo, quindi è agente, sta facendo attivamente qualcosa che ci può causare un danno e quindi è una minaccia. Questo è il l'agent detection, cioè noi riveliamo agenti senzienti anche laddove non ci sono. Vedete che a livello psicologico è un meccanismo estremamente economico e funzionale per noi, perché il cervello ci dice: io adesso ti faccio suonare i campanelli dell'allarme, ti metto in allerta, tanto se non c'è nulla da temere, non abbiamo sprecato troppe risorse. Ma se noi sottovalutiamo invece quei rumori, ci possiamo trovare veramente nei guai. Quindi è come se facesse una sorta di equazione e alla fine il cervello decide di andare in allarme comunque, perché questo potrebbe salvarci la vita. Ed è per questo che in un bosco, che in una casa, di scricchiolii, di rumori, in qualche modo ci mettono in uno stato di profonda inquietudine. È interessante anche immaginare, a proposito delle case, delle case, dei luoghi, degli edifici che ci sembrano pericolosi, cos'è che ci porta ancora una volta ad attivare i meccanismi della paura. Per raccontarvi questo, io credo che non ci sia niente di meglio che rifarci ad uno dei romanzi credo più importante del gotico contemporaneo, che è L'incubo di Hill House di Shirley Jackson. È un romanzo dove è la casa, dove è proprio l'ambiguità della minaccia a creare il senso di angoscia. Io spero che voi abbiate letto questo romanzo, da cui ci sono state anche delle belle traduzioni al cinema, come Haunting, Presenze, ma ancora meglio c'è una serie TV, L'incubo di Hill House, che pur distaccandosi dal romanzo della Jackson ne mantiene vivo lo spirito e il mood, diciamo così, che questa grande scrittrice americana ci ha regalato attraverso questo romanzo. E cosa succede in questo romanzo? Una ragazza di nome Eleanor arriva in questa casa che si chiama Hill House, appunto, la casa sulla collina, la quale partecipa a una sorta di esperimento sul paranormale. Ma quello che è interessante di questa storia, in cui ci sono pochissimi personaggi, è che piano piano la casa si rivela per quello che è, cioè uno stimolatore di minacce. Ma davvero sono minime, si procede per scarti minimali, le pareti che non sono costruite in maniera del tutto simmetrica, delle porte che si aprono da sole, dei rumori non ben identificati. Ecco, piano piano la casa rivela la sua natura minacciosa, fino a che Eleanor non sprofonda in una sorta di psicosi, in una ossessione vera e propria, perché qui, come non mai,
troviamo un personaggio che è sotto assedio rispetto ad un luogo infestato, come appunto la casa in cui si trova ospite. Poi, riguardo il Laos, io molte volte mi sono trovato a discutere con miei amici, mie amiche, con lettori di questo libro, e c'è sempre una grande disputa sul finale di questo romanzo, no? Perché è un finale che lascia aperto la discussione, lascia aperto a diverse interpretazioni. Ovviamente non vi dirò la mia in questo momento, perché spero che voi la leggiate, quindi non voglio fare nessun tipo di spoiler, però è interessante se date un'occhiata a questo romanzo e poi boh, se ne può parlare in qualche modo. Tra l'altro mi permetto anche di dire che proprio qui alla Holden, da un po' di tempo, da un po' di anni, ho un mio corso di scrittura fantasy e horror e spesse volte mi trovo a raccontare proprio di questo romanzo, in special modo della lezione finale che si tiene qui proprio alla Holden, perché è un romanzo appunto, come dicevo, fondante rispetto al concetto di horror privo di sangue, privo di creature infernali e così via, ma tutto giocato su quello che vi dicevo prima, e cioè sull'ambiguità della minaccia. Io vorrei vedere un po' cosa si dice anche online. Mirella Valentini dice che è un concetto, quello che dicevo prima, dell'ambiguità della minaccia che somiglia al perturbante. E in effetti il perturbante è uno dei motivi per cui una casa ci spaventa. Anzi, ringrazio Mirella perché mi permette di dire un concetto fondamentale che io credo sia legato al concetto di casa infestata come cliché letterario dell'horror, cliché in senso positivo, non negativo lo intendo, ma in senso di archetipo, ecco, diciamo così, letterario. Il perturbante, lo sappiamo, che è quello che Freud ha individuato come uno dei meccanismi principali dello spavento, dell'orrore. Il perturbante è il familiare che si tramuta in non familiare, homelike, che diventa unhomelike. Scusate il mio tedesco, che già è pessimo, ma con il raffreddore diventa addirittura scandaloso. Questo non familiare è proprio esattamente ciò che ci turba, ciò che ci scuote, perché cosa c'è di più familiare di una casa, delle pareti che diventano il nostro nido, la nostra protezione? Quando questa protezione si ribella a noi stessi, quando questa protezione diventa invece il concentrato di una minaccia, e allora si intuisce come il perturbante legato alla casa diventa uno dei motori più potenti riguardo ai meccanismi della scrittura horror. Ancora Mirella Valentini, di quello che ci atterrisce, Alice in Wonderland, Ginevra, parla più o meno del fatto che ci siamo conosciuti in uno dei vari incontri. Shirley Blackwood, che già dal nome rivela una certa vicinanza a Shirley Jackson, ci dice: occhio però, perché Hill House, il romanzo, è davvero diverso dalla serie. Lo dicevo prima, hai ragione, è estremamente diverso. Sono due narrazioni totalmente distanti. Però quello che è interessante, come dicevo prima, è che io credo che in questa serie sia conservato fondamentalmente proprio il concetto di atmosfera che la Jackson racconta nel suo romanzo. Poi è vero, sono a distanze siderali da un punto di vista di trama, di narrazione e così via. Gaia Udice, che recupererà questo libro, Schiller ripete il nome del libro, questo mi fa molto piacere. Così in qualche modo possiamo anche riverberare ciò che ho detto prima. E andiamo avanti, se poi ci sono domande le vedrò ancora. Per adesso mi fa piacere che c'è un certo movimento di conversazione riguardo a quello che si sta dicendo. Ritorniamo un attimo a Jet Detection, no? a questo meccanismo che ci permette di rilevare degli agenti, cioè qualcosa che in qualche modo ci dà una minaccia. E noi dobbiamo ammettere che già a livello psicologico ci sono dei precursori, come posso dire, evolutivi riguardo a questo meccanismo. Cioè, per essere un po' più chiari, noi abbiamo iscritto nel nostro DNA una certa tendenza a ripararci dalle minacce, quasi in maniera... anzi non quasi, direi totalmente genetica. Noi tutti abbiamo una certa avversione, per esempio, al dormire in terra.
moltissimi di noi, di voi, probabilmente hanno questo certo riservo, nel, no? Riserva nel stare su un sacco a pelo o addirittura per terra sul lenzuolo a dormire. Perché? Perché quel tipo di luogo ci ricorda che siamo prede più facilmente catturabili. E quindi stare in una situazione di tale esposizione al pericolo ci mette a disagio. Quindi questo meccanismo in qualche modo ci tiene al riparo, ci tiene al sicuro da quello che ci può creare un danno fondamentalmente. Io trovo che sia molto interessante anche un altro concetto riguardo ai luoghi. L'idea che noi facciamo immediatamente, sempre, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un... di fronte alla realtà, ci troviamo sempre di fronte ad una scannerizzazione della realtà e dei luoghi in particolar modo, e cerchiamo già ad un primo sguardo di capire se quel luogo per noi è giusto o può essere pericoloso. Ci sono due elementi, due caratteristiche fisiche che hanno i luoghi e che ci permettono di scindere, di muoverci tra ciò che è giusto e ciò che può essere, come vi dicevo, minaccioso. E sono il concetto di prospettiva e di rifugio. Secondo una serie di studi, fondamentalmente, i luoghi che per noi sono più desiderabili, sono più appetibili, sono più interessanti, sono più rassicuranti, sono i luoghi che hanno un valore alto a livello di prospettiva. Che cosa significa? Ci troviamo in un luogo dove noi possiamo vedere quello che abbiamo intorno e sappiamo e possiamo leggere quello che c'è intorno con una certa facilità. Un altro elemento appetibile per noi che rende giusto un luogo e la sua capacità di essere rifugio, cioè un luogo dove siamo al sicuro, dove siamo tranquilli, dove possiamo ripararci. Quindi prospettiva e rifugio, un posto in cui posso mangiare senza essere mangiato, dove posso vedere senza essere visto. Se voi fate un attimo una sorta di tabella dei luoghi che vi piacciono e che non vi piacciono, molto probabilmente vi renderete conto che queste due caratteristiche, queste due qualità dei luoghi vi spingono a preferire un posto rispetto a un altro. Ma banalmente pensiamo a questa sorta di ricordo nostalgico dei luoghi della nostra infanzia. Quali sono quei luoghi a cui ritorniamo con grandissimo piacere, anche con una sorta di marea calda che si muove in noi? Sono quei luoghi, per esempio, come una scatola di cartone in cui ci eravamo rifugiati, un armadio dalle ante aperte in cui abbiamo rifugio e possiamo vedere quello che c'è intorno. La casa sull'albero. Perché la casa sull'albero è un altro di quegli archetipi di location che piacciono molto ai ragazzi? Che piace molto nella letteratura, in special modo per ragazzi, perché la casa sull'albero è un luogo dove siamo al sicuro, dove appunto la qualità rifugio è molto alta e dove la qualità prospettiva è molto alta, perché da lì riusciamo a vedere quello che c'è intorno, quello che c'è sotto, da lì abbiamo un panorama molto ampio rispetto a quello che avviene. E quindi questi luoghi, questi luoghi della nostra infanzia sono quanto di meglio possiamo ricordarci, possiamo in qualche modo tenere a mente come luoghi positivi, luoghi appetibili, luoghi affascinanti. Pensiamo anche ad un'altra, ci stavo pensando ieri sera mentre ero al ristorante riguardo a queste due qualità, no? Quelle di rifugio e prospettiva. Quando noi entriamo in un ristorante, fondamentalmente, qual è il tavolo che per primo puntiamo e che scegliamo? Sono quasi mai, quasi in nessun caso, i tavoli che sono al centro della sala. Perché scegliamo invece i tavoli che sono degli angoli più riparati, semmai con il muro che è alle nostre spalle? Proprio per questo, sempre per questo meccanismo doppio, questa doppia caratteristica che noi ritroviamo nei confronti dei luoghi, no? Cioè proprio un posto che è al centro, un tavolo che è al centro di un ristorante,
ci espone agli sguardi degli altri, non è un rifugio sicuro come può essere quello in un angolo. E la prospettiva che noi abbiamo è ribaltata, perché non siamo noi a guardare gli altri, ma sono tutti quanti gli altri che guardano noi. E quindi è un luogo che ci mette a disagio. I nostri campanelli dell'inquietudine cominciano a suonare in tutti i modi. E allora da qui arrivano i luoghi spaventosi, i luoghi che ci inquietano, i luoghi che in qualche modo reputiamo come infestati o come stregati o come pericolosi. Sono i luoghi in cui manca proprio, per esempio, la leggibilità, cioè non riusciamo a capire che cosa ci può essere dietro quella finestra di cui intravediamo le imposte rotte, da cui intravediamo l'oscurità che ci mette a disagio fondamentalmente. Ecco, una qualità che ci mette subito in una situazione di pericolo e ci fa pensare a qualcosa che non funziona è proprio la mancanza di leggibilità. Ascolto un attimo una delle domande. Qual è il luogo più spaventoso che hai e avete letto in un libro e visto in una serie ultimamente? Ecco, questo può essere interessante. Cerchiamo di, se volete, di rispondere anche a questa domanda. Qual è il luogo più spaventoso che avete visto, il luogo che più vi ha traumatizzato, tra virgolette? Per quanto mi riguarda, c'è una serie, che non è una serie horror, ma che a proposito di luoghi inquietanti ne riserva un po', bel po', ecco. È sicuramente non è la prima serie a cui si pensa quando appunto dobbiamo raccontare l'horror, ed è The Last of Us, che viene da un videogame molto molto popolare. In questa serie noi troviamo continuamente il concetto di luogo pericoloso, di luogo spaventoso, di luogo come motore della minaccia. Perché i due personaggi che attraversano questo mondo ormai preda di una epidemia zombie, molto ben raccontata, fondamentalmente ogni volta che entrano in una città, in un posto, in un villaggio, abbiamo sempre la sensazione di trovarci in un luogo minaccioso. Perché i due personaggi, quindi noi con loro due, con Joel e con Bella, non riusciamo a vedere abbastanza oltre certi steccati. Ci sono o troppi cespugli, o c'è troppa oscurità, o ci sono degli angoli bui non inquadrati. Questa mancanza di leggibilità mette una sensazione di continuo spavento, di continua angoscia. Tu guardi tutte le 9 puntate della serie con un crescente senso di tensione, di ansia, appunto. Riguardo alle case infestate nei film, e anche riguardo alla serie di cui vi ho detto adesso, mi piace pensare che le case o gli edifici comunque più o meno infestati dei film o delle serie TV che vediamo sono come delle case davvero infestate, ma sotto steroidi, cioè amplificate in tutti i vari elementi che caratterizzano l'inquietudine. Io, a proposito della mia ossessione per le case infestate, continuamente spulcio la rete alla ricerca di nuove suggestioni, di case che in qualche modo sono diventate nel corso del tempo dei luoghi dei luoghi maledetti o comunque dei luoghi intrisi di oscurità e di minaccia. E per esempio, anche per il mio ultimo romanzo, mi sono imbattuto nella storia abbastanza popolare, devo dire abbastanza conosciuta, della vedova Winchester, di questa donna che alla metà del 1800, sposata con un grande uomo d'affari, William Winchester, il cui nome subito ci fa pensare a fucili, ad armi, sposata appunto con lui, si trova a vivere un doppio lutto che la distrugge psicologicamente. Prima muore la figlia, poi il marito rimane sola. Quindi lei in qualche modo cerca una consolazione e lo cerca in una medium, una spiritista, la quale attraverso una tavola Ouija e attraverso una serie di
divinazione, diciamo così, dice a questa donna, a Sarah Pardee, questo è il suo nome, Sarah Pardee Winchester, ora la vedova Winchester, dice che deve abbandonare la casa dove vive per trasferirsi ad ovest e costruire una casa che le permetterà di intrappolare gli spiriti che in qualche modo la stanno maledicendo. Gli spiriti che sono gli spettri, diciamo così, le anime delle persone che in qualche modo sono morte a causa dei fucili del marito. Quindi lei parte, va a San José in California, compra una casa colonica e pensate, dal 1888, siamo 85, fino al 1922, quando lei morirà, quindi per oltre 30 anni, lei continuerà a costruire questa enorme casa. Che ha un progetto assolutamente bizzarro, assolutamente grottesco, perché è una casa che non ha un progetto architettonico preciso, è costruita per contenere gli spiriti, quindi non è importante che sia funzionale, ma che si costruisca sempre, anche perché la medium le ha detto che nel momento in cui smetterà di costruire quella casa, lei morirà. E quindi vedrete, per chi ha la fortuna di vederla, quella casa, come ho avuto la fortuna io, vedrà di vedere scale che si arrampicano verso il nulla, verso il soffitto, o porte che si aprono sul vuoto o su una cucina che è 7 metri al di sotto. Vedrete dei corridoi che portano dentro altri corridoi e dentro altri corridoi ancora, in un labirinto da cui non c'è uscita. Una stanza costruita a forma di cappello di strega, dove tu, se vai al centro di quella stanza e dici qualcosa, tutti i suoni ti raggiungono da ogni parte della stanza stessa. C'è una stanza degli spiriti, dove ancora si conserva la planchette da cui deriva fondamentalmente questa divinazione, questa intermediazione della spiritista. Ecco, quella casa, che è considerata la casa più infestata di tutti i tempi, ed è ancora visitabile, è effettivamente una di quelle case che dentro conservano una sorta di impronta psichica, no? Conservano una certa inquietudine tra le sue pareti, un certo concetto di terrore che si innerva attraverso i muri, attraverso gli oggetti di questa casa stessa. E questa casa, così come le altre, come vi dicevo, hanno una capacità di spaventarci, una capacità di inquietarci, proprio perché sono ambigue nelle minacce che riversano su di noi. E un altro tipo di edificio, di luogo, che sicuramente ci inquieta e ci spaventa, è quella che fondamentalmente ha come sue caratteristiche i due opposti rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè case che sono il rifugio non per noi, ma per chi si nasconde lì dentro, e la cui prospettiva è totalmente annullata, cioè la visione che noi abbiamo di ciò che è all'interno è totalmente annullata. E quindi ci troviamo in una situazione in cui non vediamo ciò che c'è all'interno della casa, ma gli altri possono vedere noi, chi è nascosto lì dentro ci può vedere. Quanti film, quante storie conosciamo di case in cui vediamo semmai un personaggio che ci guarda dietro la finestra, o un personaggio di cui intravediamo una tenda che si muove perché probabilmente è lì dietro che ci guarda, o attraverso una fessura nel marciume del legno che affastella il portico. Ecco, prospettiva e rifugio ribaltati come caratteristiche, vi dicevo, positive per i luoghi che ci piacciono, in negativo andiamo per i luoghi che invece reputiamo infestati. È ovvio che non basta questo, ci vuole anche un'inclinazione al paranormale, nel senso che non tutte le persone percepiranno un luogo a prima vista abbandonato, fatiscente, come un possibile rifugio per creature
estranee, per creature che arrivano da un'altra dimensione, che in qualche modo ci possono creare danno. Ci vuole anche una sorta di inclinazione personale verso il paranormale, verso il sovrannaturale. Ci vuole una decisione quasi psicologica di dire: ok, quella casa è una tana per qualcosa di pericoloso, di soprannaturale. C'è poi un elemento che una psicologa ha messo in evidenza e che trovo molto affascinante, e che è il concetto di ronzio, di infrasuono. Margie Kerr è una sociologa americana che, in un libro molto interessante che si chiama Scream del 2017, mette in evidenza che le case abbandonate, le case lasciate a loro stesse, hanno, specialmente quelle in legno fondamentalmente, che hanno quindi una forte dose di legno marcio, di legno che si sta decomponendo, che hanno delle condutture che sono esposte, no? Quelle anche del gas, dell'acqua, che hanno altri difetti strutturali. Ecco, queste case qui hanno una caratteristica fisica che le rende ancora più inquietanti, perché questi elementi che vi ho detto, il legno marcio, le condutture esposte e così via, emettono una sorta di infrasuono, come lei lo chiama, una sorta di ronzio che è al di sotto dei 20 Hz, che noi non percepiamo esattamente come rumore, ma ci arriva come vibrazione all'interno del corpo. E questa vibrazione, di cui non riusciamo a riconoscere l'origine, fondamentalmente non fa altro che amplificare il nostro senso di inquietudine nei confronti di quella casa. Questo è molto interessante, perché ha a che fare proprio con qualcosa di fisico che le case in qualche modo riverberano su di noi. E c'è ancora un altro elemento che ha a che fare invece con uno studio psicologico fatto una decina di anni fa voglio cercare proprio il nome della persona, così sono più preciso in quello che vi dico, ma quasi sicuramente non lo troverò, quindi chissà, poi mi verrà in mente. Comunque, uno psicologo americano ha rivelato che c'è bisogno di una... Ecco, Kurt Gray si chiama questo psicologo. C'è bisogno ancora di un altro fattore che ci spinge a considerare una casa infestata o meno. O meglio, c'è un fattore che ci predispone ad immaginare un luogo qualsiasi come possibilmente infestato. E fondamentalmente ha a che fare con la nostra predisposizione a immaginare che qualsiasi tipo di persona può avere una vita ultraterrena. C'è chi crede, appunto, che una volta morta la persona può avere una sorta di sua trascendenza, diciamo così, una sua immortalità. Però, dice Kurt Gray, ci sono due tipi di immortalità che noi assegniamo alle persone a secondo di che tipo di persone sono state in vita. Le persone che noi reputiamo buone, gentili, che comunque innocenti, innocue, a loro assegniamo una sorta di immortalità trascendente, cioè persone che vivono una sorta di paradiso, di luogo areoso, luminoso, e quelle sono un certo tipo di persone. Le persone che si comportano male, le persone che sono state cattive in vita secondo la nostra prospettiva, le assegniamo una sorta di immortalità intrappolata, diciamo così. Queste persone sono intrappolate in luoghi angusti, in luoghi che le, in qualche modo le tengono prigioniere. E allora è facile immaginare che quando guardiamo una casa che ha una struttura di un certo tipo, che ha una sorta di oscurità intrinseca, o è fatta di piccoli spazi o di luoghi inaccessibili, è facile che noi assegniamo a quella casa un tipo di creatura ultraterrena, un fantasma, che è maligno, cioè che in qualche modo ci può fare del male, perché ha a che fare con questo concetto di immortalità intrappolata. Allora, vediamo un po' che cosa arriva dalle vostre domande. Ecco, Mirella Valentini mette sul piatto la casa infestata di Diadas con la Kidman, che ribalta la prospettiva perché a disturbare sono gli umani. In effetti, in questo bellissimo film di Amenabar, la casa
è quello che dicevo prima, in qualche modo, è inquietante nel senso di essere ambigua delle sue minacce. Non c'è anche lì mai niente di estremamente pericoloso, di estremamente sanguinolento. È il modo in cui la casa respira, il modo in cui i personaggi percepiscono gli spazi a renderla inquietante. E c'è anche un altro elemento, questo mi permette di dire che dal mio punto di vista c'è ancora un elemento con cui gli scrittori di horror si misurano e possono attingere come strumento. C'è il concetto di isolamento. I luoghi che sono isolati, sono i luoghi anche che in qualche modo ci spaventano di più perché ci tagliano la via di fuga. Un altro elemento che noi consideriamo per decidere se un luogo è giusto o no per noi è proprio ha a che fare proprio con le vie di fuga che in qualche modo sono possibili. Perché ci inquieta la cabina di un aereo? Perché lì dentro le vie di fuga sono piuttosto scarne, piuttosto scarse. Quando io entro in una stanza come quella in cui sono in questo momento, anche se non me ne rendo conto, conduco il mio cervello a fare un'analisi degli spazi e noto proprio dov'è che potrei uscire in caso di un problema. E più ci sono vie di uscita, quindi è più arioso il nostro spazio. Tanto meglio, tanto più lo percepisco come sicuro, come giusto. E in questo senso è stato molto interessante un film visto un po', che ho visto un po' di anni fa, che è uscito un po' di anni fa, che è Midsommar di Ari Aster. È un film che racconta l'orrore in maniera diversa rispetto a come noi siamo abituati. Lui ribalta completamente il concetto di horror come luogo chiuso, come buio, come mancanza di leggibilità, perché fa tutto alla luce del sole, questa situazione in cui i personaggi si trovano ha a che fare con un campo aperto, dove la luce è sempre evidente, è sempre piena fondamentalmente, eppure riesce a elevare quel luogo all'apparenza tranquillo e all'apparenza con tutti i crismi del luogo sicuro, lo eleva invece a location intrisa di terrore. Come lo fa? Lo fa attraverso, per esempio, il concetto di isolamento. È vero che siamo in un luogo aperto, è vero che c'è la luce, è vero che i luoghi sono più o meno leggibili perché i personaggi vedono più o meno dove sono, ma allo stesso tempo sono in un luogo da cui è molto difficile uscire perché sono isolati in mezzo a questa campagna svedese e non sanno come andare via. Un altro che ha giocato in maniera molto forte, in maniera diversa, ma comunque sul concetto di isolamento e ci propone uno dei migliori edifici infestati della storia del cinema e della letteratura è Shining di Stephen King e di Stanley Kubrick, per quanto riguarda il libro e il film. Anche lì ci troviamo in un tipico elemento di casa infestata, che però ha ulteriormente amplificato il concetto di terrore e inquietudine, portando l'Overlook Hotel in un luogo che diventa totalmente inaccessibile, grazie alla tormenta di neve che lo stringe, grazie ai telefoni che non funzionano, grazie allo stesso Jack Torrance che elimina ogni possibilità di contattare l'esterno. Ecco, il concetto di isolamento credo sia una chiave fortissima per raccontare i luoghi infestati. Vediamo un po', ci sono davvero tantissimi di commenti. Claudio Rolando dice: per noi adolescenti anni 80 l'archetipo italiano di casa infestata fu la villa del bambino urlante di Profondo Rosso di Dario Argento. Nella realtà Villa Scott, opera Liberty di Pietro Fenoggio. In effetti, la casa del bambino urlante di Profondo Rosso è una casa infestata per eccellenza, o meglio, più che una casa infestata, è una casa inquietante per eccellenza, dove si nasconde qualcosa, dove le pareti nascondono attraverso la falsa parete qualcosa che è al di sotto. Ecco, quello per esempio, e ti ringrazio Claudio per averla citata, quello è un altro meccanismo che funziona molto bene con le case infestate, no? Con gli edifici che sono spaventosi, cioè edifici costruiti su altre
su altri luoghi, come può essere il cimitero indiano, come che è tipico, come stereotipo e cliché della narrativa horror americana, no? Il luogo che di per sé contiene un'impronta spirituale, un'impronta psichica malvagia per certi versi, o che comunque ha a che fare con il tabù della morte, che diventa il sostrato su cui il nuovo edificio si macchia di terrore. Paola Di Martina, buonasera. La casa infestata mi hanno sempre terrorizzato e anche affascinata. Anni fa visitai il castello di Azzurrina del Riminese e le vibrazioni avvertite ancora le ricordo. Paola, è molto interessante proprio il concetto che tu metti in evidenza di fascinazione e di repulsione. Perché è vero che questa, come dicevo come ho detto fino adesso, le case, questi tipi di case ci mettono in una situazione di allarme, no? Attivano i nostri rivelatori di inquietudine. Però allo stesso tempo molti di noi ne sono attratti, hanno voglia di entrarci dentro. Perché succede questo? Secondo uno studio psicologico abbastanza acclarato degli ultimi anni, in una università danese che studia proprio tra le sue divisioni di studio, cerca di indagare il concetto di paura e il fascino anche che pone la paura, ha messo in evidenza come noi continuamente cerchiamo di addestrarci alla paura, cioè facciamo allenamento di ciò che ci spaventa. Entrare in una casa in una casa infestata, in una casa che ci inquieta, in una villa che noi sappiamo in qualche modo è maledetta, ci costringe ad attivare i nostri sensori di allarme, li allena, li addestra in qualche modo. E questo quindi in qualche modo ci dà questa sensazione di poter gestire ciò che ci spaventa fondamentalmente. Vedete, in molti film anche, o libri per ragazzi, c'è il momento della prova, c'è il momento in cui i ragazzini dovranno andare alla casa della strega, alla casa che fa paura, alla villa abbandonata. E chi lo fa, in qualche modo, acquista punti di coraggio. Perché quello è uno degli elementi importanti dell'orrore come genere letterario e cinematografico, dell'importanza che ha questo genere, in special modo per le giovani generazioni. Perché leggere un libro horror, vedere un film horror, in qualche modo, è una sorta di rito di iniziazione. È una sfida che noi facciamo a noi stessi e ogni volta che noi affrontiamo una paura, in qualche modo facciamo uno scarto di crescita, uno scarto verso una maggiore consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre forze. Dario di Gesù, le vie di fuga però rendono un ambiente meno sicuro verso gli ingressi indesiderati. Sì, Dario, in qualche modo è vero, le vie di fuga sono anche vie di entrata fondamentalmente, questo è vero. Però resta il fatto che per noi è importante, insieme alla via di fuga, il concetto che dicevo prima, quello di prospettiva. Cioè la via di fuga è qualcosa per noi importante, positiva, se però noi abbiamo anche uno sguardo che ci permette di capire, quindi la prospettiva, la visione di dove conduce quella via di fuga. E quindi se quella finestra, se quella porta in qualche modo per noi rappresentano una scappatoia, guardandola, cioè avendo una buona visione di questo elemento, ci permette anche di capire se può essere positiva o negativa per noi. Felice Amarotta, negli ultimi tempi ho guardato solo serie su case infestate e tutte, come The Others, giocano sull'ambiguità tra la persona in vita e la dimensione della non vita, che condividono gli stessi spazi. Brava Felice, effettivamente vedi, è il concetto che più volte ho ripetuto durante questo incontro, questo dell'ambiguità della minaccia, perché quello che veramente spaventa, io sottolineo, non è la presenza di una presenza sicura di un serial killer in un ambiente o la presenza di una creatura che noi sappiamo per assodata c'è in quell'ambiente, perché questo non ci porta a essere inquietati, ci porta a scappare da quel luogo e di non andarci, di non vedere, mentre invece la casa infestata in qualche modo ci continua ad attirare, continua a portarci verso di sé, proprio con questa ambiguità della minaccia.
Mirella Valentini dice anche Poltergeist, Pasquale Selvaggio. Signor Castagna, essendo che ha parlato della casa di Delmot Street, mi piacerebbe sapere la sua opinione sulla struttura infestata per eccellenza di Stephen King, cioè l'Overlook Hotel. E non avevo ancora letto quello che tu hai scritto, o che lei ha scritto, se ci diamo del lei, però ne ho parlato in effetti pochi minuti fa, perché, come dicevo, per me è uno degli archetipi delle case infestate. L'Overlook Hotel, che è proprio il concentrato di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e in particolar modo riguarda il concetto di isolamento. Capisco, grazie, immagino di essere tra i pochi che immagino il luogo ideale come un sommergibile. In effetti è abbastanza bizzarra come idea, di sommergibile come luogo sicuro, proprio perché là le vie di fuga sono abbastanza ridotte, ecco, per essere buoni. Nathalie Biggio mette in evidenza, credo, tra gli altri elementi che ci mettono in inquietudine, le chiese sconsacrate. E hai ragione, le chiese sconsacrate sono sicuramente tra i luoghi che noi vediamo più come perturbanti. Perché perturbanti? Uso questa parola proprio nello specifico. Proprio perché la chiesa di per sé è un luogo familiare, è un luogo protettivo, è un luogo che ci dovrebbe in qualche modo accogliere e proteggere da ciò che c'è intorno. Nel momento in cui è sconsacrata, vengono a cadere proprio queste qualità, cioè quella del rifugio, quella dell'accoglienza, e diventa il suo esatto contrario. Da familiare diventa non familiare. E quindi torniamo al concetto freudiano di perturbante, homelike, che diventa un homelike. I gufi narranti. E racconta storie. Da me c'è una villa horror, finestre murate, giardino con alberi scheletrici e due statue. Demolita e ricostruita completamente diversa, ha già iniziato a marcire. Per me quella resta Villa Kruger. Sì, poi, come dicevo prima, siamo noi ad assegnare a volte ai luoghi una entità, o meglio, una qualità di un certo tipo. Paranormale, negativa, chiamatela come volete. E con quello che dice Gufi Narranti è proprio esattamente questo concetto qui. Sei tu che in qualche modo ci vedi nel marcire di quella villa una componente soprannaturale, fondamentalmente. Però è anche affascinante quello che dici prima, cioè riguardo a questi elementi, no, dell'horror, cioè le finestre murate. La finestra murata cos'è? È ciò che non possiamo vedere, quindi la mancanza di prospettiva, è ciò che si nasconde lì dietro, probabilmente riesce a vedere noi, ma noi non vediamo lui. E quindi ancora una volta uno degli elementi dell'horror, uno degli elementi dell'inquietudine. Il giardino con alberi scheletrici, anche in questo senso è un chiaro elemento di pericoloso. Perché dico un elemento pericoloso? L'albero scheletrico ci rimanda subito al concetto di morte, di deperimento, a ciò che ci spaventa perché diventa il riflesso di quello che ci aspetta, ahimè, nella nostra vita, cioè l'invecchiamento e il passare a un'altra dimensione, a quel tabù della morte che sempre guardiamo con un certo riserbo, ecco, diciamo così. Alberto Cantarello, tra l'altro mio allievo qui alla scuola Holden. I castelli scozzesi danno l'impressione di avere sempre un oltre un muro, una porta, una scala. È l'ignoto possibile dietro quegli oltre che mi terrorizza sempre e allo stesso tempo mi attira. È giusto, Alberto, è l'oltre, è il concetto di ciò che è dietro. Guarda, tu utilizzi questo avverbio oltre, no? Questa parola. Ed è proprio la parola che si ricollega sempre, continuamente, a quello che ho detto fino adesso come due concetti fondamentali, prospettiva e rifugio. È il concetto di prospettiva, no? È ciò che viene nascosto da un ostacolo e non ci permette di vedere dall'altra parte. Però noi sentiamo che c'è un'altra parte, ma lo sentiamo, non lo vediamo. E nel momento in cui non lo vediamo, si attivano i campanelli, si attiva il rivelatore di inquietudine, la minaccia possibile. A me è successo anche, tra l'altro, che proprio in viaggio di nozze sono stato in un castello scozzese che ce l'hanno venduto come infestato, come
preda di un fantasma, di una ragazza, che era la Lady, la signora in verde. E ti devo dire che io non ho percepito nulla personalmente, però mia moglie, che era lì quella sera, ha percepito diverse sensazioni non del tutto positive, devo dire. E la cosa interessante, sapete qual è? È che lei non sapeva che le percezioni che lei ha avuto riguardo a questo castello, di caldo freddo, di sentirsi tirare, di sentire un certo tipo di rumori, una sensazione di paralisi, sono incredibilmente le stesse sensazioni che centinaia di persone hanno avuto in questo castello. Quindi lei non aveva letto nulla prima riguardo questo, però quando poi dopo è andata a informarsi, ha trovato questi elementi che ricorrevano fondamentalmente. I castelli scozzesi hanno questo bel elemento, diciamo così, di inquietudine. Vediamo un po' chi c'è, ci sono tanti ancora. Dario di Gesù, altro ambiente terrorizzante per eccellenza per me è l'appartamento del sogno della casa della strega di Lovecraft. Bene, hai citato Lovecraft, l'avevo lasciato quasi per il finale, ma Lovecraft è uno dei maestri della casa infestata, del luogo infestato. Lovecraft, che secondo me avrebbe, cioè, come posso dire, non avrebbe ormai, ma ha qualche problema nei dialoghi, nel modo in cui racconta le dinamiche personali. È però un maestro assoluto nel modo in cui ci racconta i luoghi, nel modo in cui le descrive, nel modo in cui ce li mette sulla pagina e ci fa sentire il modo in cui quelle pietre, quei palazzi, quelle finestre hanno qualcosa da dirci riguardo a ciò che c'è oltre, per dirlo con Alberto Cantarello prima. Quindi Lovecraft sì, è un maestro in questo racconto, ma come in altri, abbastanza forti. Lovecraft ci immerge in situazioni piuttosto inquietanti. Ecco, non so come altro dirlo. Manuela Cazzaro, le leggende che aleggiano sugli edifici contribuiscono molto a creare un'ulteriore minaccia. La storia, che è storpiata negli anni, crea le case sotto steroidi, come detto prima. In effetti sì, è vero, è proprio il racconto intorno alla casa. È il, come posso dire, è il, i nuovi livelli di narrazione intorno ad un luogo a pompare di steroidi quella casa, no? Ti dico qualcosa riguardo a quella casa, perché mi è stata detta da qualcuno, e a tua volta dici qualcosa che hai sentito dire da qualcun altro, da un'altra persona, e così via. E quelle persone, quelle leggende, cominciano ad agglutinarsi, ad unirsi intorno a quel centro. È un po' come quello che succede alla perla dell'ostrica. Che cos'è la perla dell'ostrica? È un granello di sabbia che entra in questo crostaceo, e il crostaceo per difendersi da questo elemento esterno che è entrato in un luogo dove non sarebbe dovuto entrare, comincia a riempire, ad avvolgere quell'elemento estraneo come un granello di sabbia di questi strati continui di una specie di sostanza che serve per proteggersi dall'infiammazione, che è poi la madreperla. La perla nasce quindi come una serie di strati sull'elemento esterno estraneo, ecco, la parola forse più bella è estraneo, che si è introdotto nel guscio. È questo quello che fanno le storie, che fanno le leggende intorno ad un luogo. Creano degli strati di madreperla intorno a qualcosa di estraneo, di non conosciuto. E tutto questo poi ci darà alla fine la perla della leggenda, la perla dell'infestazione di quella casa. Antonella Sorgini, un edificio fatiscente, misterioso, ci fa attivare le antenne, ci rende sospettosi, ed è un po' quello che dicevo prima. E se il pericolo si nasconde dove meno te l'aspetti, la casetta naif della vecchietta che fa le torte, per esempio. Quindi a volte sì, succede anche che la casetta. Questo è un concetto diverso, quello della casetta all'apparenza normale che nasconde invece il male. È un concetto diverso di casa infestata. Questa è a che fare più con la sorpresa, che è un altro
che è un altro meccanismo dell'orrore, perché l'orrore si muove fondamentalmente su due meccanismi psicologici molto basilari. Da una parte c'è quello che abbiamo detto fino adesso, cioè l'inquietudine, l'angoscia, la suspense. Cos'è la suspense? Se non ciò che ci è nascosto, fondamentalmente, ma ciò che c'è nascosto e che in qualche modo però sappiamo che esiste e che dobbiamo svelare. Ecco, è il non disvelato ancora, la suspense. Mentre invece la sorpresa è il meccanismo che sta alla base del jump scare, del saltare improvvisamente quando vediamo un film, per esempio. È a che fare proprio con ciò che non ci aspettiamo, è ciò che è sconosciuto a noi ma è conosciuto a qualcun altro, semmai. La sorpresa è della casetta naif che nasconde tra le sue pieghe l'orrore, è proprio questo altro tipo di meccanismo. Alice Casarini dice, in gergo videoludico sarebbe la lore della casa. Esatto, Alice Casarini, che tra l'altro bravissima traduttrice ed esperta anche di genere horror, ha messo in evidenza molto bene il termine che ha a che fare con la casa inquietante, quindi con il lore della casa. Maria Teresa Petrone dice, sadico a portare la moglie in luna di miele in un castello infestato. Maria Teresa, io scrivo horror, quindi mi sembra abbastanza normale per il mio modo di condurre la vita, portare in luna di miele mia moglie lì. Però devo dire che è anche apprezzato, perché poi, guarda, è proprio cosa c'è di meglio, no? Di meglio c'è molto altro sicuramente, ma cosa c'è quanto può essere interessante vivere una serata in un castello infestato scozzese? Io credo che chiunque in luna di miele vorrebbe una roba del genere, piuttosto che spiaggiarsi sulla spiaggia delle Seychelles o delle Maldive o così via. Che gusto c'è, fondamentalmente. Paola Di Martino, i castelli per me hanno sempre un qualcosa di nascosto, già solo per la loro storia, per chi ci ha vissuto, per cosa hanno celato. Quindi hanno un che di sublime, bellissimi ma anche inquietanti. È bello che tu usi questa parola, sublime. Sublime ha a che fare con ciò che è sotto la soglia, sublimine, cioè ciò che va, ciò che è nascosto oltre, ancora una volta. Il sublime, in una terminologia, diciamo così, in una concezione della lingua più antica, era ciò che atterrisce ancora una volta. Il sublime non è ciò che è bello di per sé, ma è ciò che ci toglie il fiato, è ciò che ci spaventa, tra virgolette, per quanto è bello, per quanto è straordinario. E, ripeto, è ciò che è sotto la soglia, ciò che è oltre la soglia. E tu dici bene, i castelli hanno sempre questo fascino, perché noi assegniamo, quello che dicevo prima, assegniamo una sorta di impronta psichica al castello. Un luogo più è vissuto, più contiene storie, più contiene probabilmente una possibilità di svelamento che ancora non abbiamo trovato, ancora non abbiamo mostrato. E quindi in questo senso, in quanto sconosciuto, in quanto non ancora conosciuto, ci attrae immediatamente, perché noi come esseri umani siamo attirati e spaventati allo stesso tempo dall'ignoto, da ciò che non ci è noto. La signora Kersh, mi sono perso perché poi qui sono tanti commenti. Felicia Marotta ancora, mi è piaciuta molto la serie Midnight Mass, bellissima, perché affronta temi attuali, il rapporto tra religioni diverse ed è ambientata in una chiesa che è considerata abitualmente essere luogo del bene. Felicia, quella è una serie, io credo che sia la serie horror più bella mai apparsa in streaming. Dallo stesso autore dell'incubo di Hill House, non a caso, e Midnight Mass è una serie profondamente inquietante, proprio perché, rispetto a quello che abbiamo detto prima, la Chiesa come dimora del bene, in senso di cliché, diciamo così, come stereotipo, o meglio, come immaginario collettivo, quindi come dimora del bene, diventa invece proprio il motore di questo nuovo orrore che sconvolge il piccolo paesino di mare. Tra l'altro, ancora una volta, giochiamo sul concetto di isolamento, quindi questo paese dov'è? È su un'isola fondamentalmente, no? che,
che di per sé è poco attingibile, è poco raggiungibile, e quindi ancora una volta l'orrore può manifestarsi con maggiore potenza, perché ci troviamo di fronte a un luogo che ha poche vie di fuga, o se ce le ha sono comunque limitate rispetto ad un luogo che non è isola. Come si costruisce? Alice in Wonderland ci dice come si costruisce un jump scare. Il jump scare si costruisce preparando, o meglio, più che preparando, si costruisce mettendo a tacere i campanelli dell'allarme. Più la persona si sente tranquilla, più si sente fuori da una situazione di inquietudine, tanto più quando arriva la botta, quando arriva il colpo, noi salteremo. A volte faccio un esperimento con i ragazzi quando li incontro nei miei incontri delle scuole in cui parlo dei miei romanzi e parlo anche di paura, di horror. Racconto loro una storia alla fine del mio incontro, non sempre, ma a volte ci riesco perché il tempo ce l'ho ancora, e quindi comincio a raccontare questa storia e il momento del jump scare in cui tutti saltano, e vi assicuro tutti saltano e gridano alla fine, arriva perché io nei secondi, prima li preparo con una situazione molto inquietante, di situazione da luogo infestato, questo bosco, la notte, una bambina che arriva davanti ad una casetta di questo ragazzo, e così via. Poi però, a un certo punto della mia storia, io comincio a raccontare una quotidianità, comincio a far dimenticare ai ragazzi che c'è un pericolo in agguato, e nel momento in cui loro si sentono tranquilli, si sentono rilassati, arriva la sorpresa, un urlo per esempio, che li fa sbandare. Perché è proprio quello che ci fa saltare, e cioè una situazione di rottura di un equilibrio. E allora come fai a crearlo? Preparando bene quell'equilibrio, mettendolo in situazioni di grande agio, di grande tranquillità. Antonella ancora, hai ragione Maglio, mistero e suspense, tanta roba da vivere in coppia. Penso che di tutta questa lezione, di tutto questo incontro, quello che rimane è la luna di miele del castello scozzese. Molto bene, molto bene. Francesco Noferi, anche lui scrittore in erba, diciamo così, perché anche lui è allievo Holden, nel corso che sto facendo in questo periodo. Interessante il caso in cui la casa infestata non rispetta stereotipi e archetipi, come nel caso di appartamenti moderni in contesti urbanizzati o classiche villette a schiera. Hai ragione, Francesco, molti, visto che nella letteratura horror in particolar modo ormai nel cinema horror tutto si è fatto, no? L'originalità è diventato un valore quasi inaccessibile fondamentalmente. Però raccontare l'orrore è ancora possibile, e lo puoi fare anche proprio ribaltando, come dicevi tu giustamente, la classica casa infestata, senza giardinetti incolti, senza cancelli gotici, senza finestre rotte, senza angoli bui, ma utilizzando uno spazio molto pulito, molto ordinato, molto simmetrico. Ci sta sicuramente, però devi fare un lavoro diverso allora in quel senso lì, perché non puoi appoggiarti sui meccanismi che fino adesso ho messo in evidenza. Devi giocare su altri elementi, su altre situazioni. Giocare per esempio sul concetto di asimmetria, cioè in uno spazio simmetrico inserisci un elemento asimmetrico, un elemento di disordine, di estremo disordine. Cosa ci può essere, per esempio, di più terrorizzante, per me terrorizzante, un ambiente asettico totalmente, in cui, per esempio, c'è, mi viene in mente subito, un film, un cortometraggio, che faceva parte di una serie di racconti, che sono i racconti di Creep Show, i racconti dello zio Tibbia, in cui in uno di questi tre film che formano questo lungometraggio, che si chiama Creep Show appunto, c'è un signore, un tipo, una specie di scienziato sembra, ma non lo ricordo bene perché l'ho visto quando ero piccolo, che vive in un ambiente asettico totalmente, una casa, un appartamento bianco, tutto sigillato, dove non c'è nessun colore che non sia il bianco. A un certo punto in questo appartamento bianco, un elemento di estremo disordine, uno scarafaggio nero in una casa bianca. E lì parte un orrore che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni,
È una delle cose che più mi ha spaventato nella mia vita e ancora adesso è uno dei traumi che più mi porto avanti nel corso della mia esistenza. Tant'è che gli scarafaggi sono, penso, l'elemento che mi fa più paura in assoluto. Dove siamo? Dario di Gesù, è bizzarro che troviamo inquietanti i propri castelli che per struttura e posizione sono stati costruiti proprio con gli ideali di prospettiva e di rifugio ai livelli massimi. Hai ragione, Dario, ancora una volta hai detto una cosa molto acuta, molto intelligente. Il castello di per sé non è un luogo spaventoso, lo diventa per quello che dicevo prima, e cioè perché ci sono le storie che si sono susseguite in quei castelli, perché c'è la vita dentro, c'è la vita e la morte dentro quei castelli, e in particolar modo la morte, perché quanto più un castello è antico, tanto più ha visto persone morire lì dentro, o comunque succedersi in quelle pareti. E quindi noi diamo per scontato che in un luogo del genere il dolore e la sofferenza si sia manifestata nel corso del tempo. Scusate, bevo perché sto per soffocare. Siamo, credo, verso il finale. Chia Kairi dice un altro film che mi ha fatto super paura è In the Tall Grass, claustrofobico a suo modo. Sono Chiara, anch'io. Ah, grande Chiara. Chiara Ferré. Sì, in effetti, Dell'erba alta è un altro di quei romanzi, di quelle storie che diventano inquietanti ribaltando, no, lo stereotipo dell'horror inteso come situazione di pericolo in luogo chiuso. Lo porta all'aperto, però la claustrofobia lì è data dalla mancanza di prospettiva. Quando siamo nell'erba alta, noi non vediamo ciò che c'è oltre, e ancora una volta vengono meno i due elementi fondanti, prospettiva e rifugio, e quindi la leggibilità diventa inferiore. Shirley Jackson, la vera indiscussa maestra dell'horror, sottovoce, rendeva inquietanti gli appartamenti newyorkesi anni 60. Hai ragionissimo, come dicevo, come ho detto fin dall'inizio, Shirley Jackson credo sia la vera maestra dell'horror che fa paura senza bisogno di urlare, senza bisogno di sangue che scorre. Ed è vero che lei in qualche modo ha ridisegnato anche l'orrore da due prospettive anche di location. Mirella Valentini, certo che anche la porticina di Coraline nella casa nuova fa una bella paura, almeno a me. Certo, Mirella, che fa paura. Neil Gaiman gioca perfettamente con le nostre paure più profonde. La porticina piccola in cui tu entri e non sai cosa c'è dall'altra parte, no? Ancora una volta, no? Il concetto di prospettiva, non sappiamo, varcando quella porta, che cosa troveremo? E quindi non possiamo che spaventarci per il percorso che farà questa povera ragazza. Sempre Shirley Blackwood, oppure che meraviglia l'appartamento in Rosemary Baby di Ira Levin, e del bellissimo film di Polanski. Assolutamente sì, l'appartamento che Polanski, tra l'altro, racconta con una fotografia estremamente secca, estremamente asciutta, estremamente giocata molto sulle ombre, sulla penombra più che sulle ombre. È un'estrema manifestazione della sua capacità di rendere gli spazi espressivi, perché Roman Polanski, io credo, è un maestro in questo senso, no? Il maestro della gestione degli spazi, e lo fa in maniera diversa, ma comunque bellissima, in Carnage, per esempio, dove lui struttura un intero thriller all'interno di un appartamento, fondamentalmente, dove gli spazi diventano anche le griglie in cui si muovono le dinamiche dei personaggi. Ultima. Pasquale Salvaggio, prima che concluda la lezione, le volevo chiedere quali sono i romanzi migliori, che ovviamente non hai ancora nominato, che parlano di case o in generale strutture infestate. Beh, ne ho nominato un bel po' di romanzi che hanno che hanno le case infestate come elementi del terrore all'interno delle loro storie. E, boh,
oltre a quelli che ho già detto, non me ne vengo di così potenti, così forti al momento. Però una cosa ti posso dire, Pasquale, che in questo momento, come mai prima degli ultimi anni, la letteratura americana del horror, perché la letteratura italiana horror praticamente purtroppo quasi non esiste, o esiste molto poco, sta rimettendo in auge il concetto proprio di casa gotica, di casa infestata, come luogo dove avviene il terrore. Ah, però uno me ne viene in mente, un romanzo che devi leggere assolutamente, che penso sia il più bel romanzo horror che ho letto negli ultimi 10 anni. La casa in fondo a Needle Street di Catriona Ward. È un libro straordinario, un libro dove continuamente viene ribaltato il nostro punto di vista su ciò che sta accadendo. E lo fa attraverso questa casa, che appunto si trova in fondo a questa strada, che si chiama Needle Street, ed è una casa dove tutto ciò che avviene all'interno è diverso a secondo del personaggio che guarda dentro quelle mura. Perché ci sono vari personaggi, è un romanzo che possiamo definire anche corale o comunque con diversi punti di vista. E ogni punto di vista ci dà una prospettiva diversa su quella casa, ma sempre, in ogni caso, inquietante. Donella, ancora mi chiedevo, per spaventare Mario Castagna che si deve fare? Per spaventarmi? Basta che mi metti uno scarafaggio. Ma io, guarda, mi spavento, Antonella, molto più di quello che puoi immaginare. Perché io credo che per scrivere dei bei romanzi horror devi essere tu il primo a spaventarti, perché devi conoscere il meccanismo della paura. Chi non si spaventa, per me ha difficoltà poi a raccontare. È un po' come chi non si innamora, che secondo me ha difficoltà a raccontare che cos'è l'amore, perché non conosce i meccanismi fondamentalmente. Secondo lei questo fenomeno è stato causato dal lockdown, quello delle case infestate, cioè questo ritorno alle case infestate? Pasquale, è proprio così. L'horror, più degli altri generi, credo, dal mio punto di vista, sia un ottimo specchio della società, di quelle che sono le paure sociali. E questa paura nuova che noi abbiamo coltivato, che abbiamo sentito, questo essere continuamente dentro un luogo che per noi era rifugio durante la pandemia, il lockdown, è diventato poi, per contrappasso, è diventato invece la materia ribollente e fondante di questa nuova ondata horror fortissima che è l'America degli ultimi anni. E, per concludere, devo dire che questa ondata, questa new wave dell'horror americano ha una fortissima impronta femminile. Le migliori voci, le voci più interessanti della nuova letteratura horror americana, ma non solo, sono sicuramente tutte donne, e lo dico senza dubitare di quello che sto dicendo, e per esempio la stessa Catriona Ward credo sia uno degli esempi più lampanti. Allora io vi ringrazio davvero per essere stati a lungo con me, abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi scuso se a volte mi sono ripetuto, su alcuni concetti, però davvero io l'ho vissuta molto a braccio questa mia chiacchierata con voi. Sono anche, come si sente, molto, molto raffreddato, quindi la mia voce non è così nasale, lo dico per quei pochi che dico: ma che voce ha questo tizio? E niente, grazie, grazie di tutto. Io sono sui social dappertutto, quindi se avete domande di qualsiasi tipo ci sono. In questi giorni è partita le nuove iscrizioni per il corso che si chiama Altri Mondi, e cioè un corso di scrittura, horror e fantasy e di genere. Sono qui alla Holden e vi aspetto. Ciao!